ma il colpaccio in Napoli, a parte gli scherzi. Posso dire una cosa, un'osservazione di natura oggettiva. La Juve sono 6 anni che vince lo scudetto, ha 4 punti di vantaggio, e in finale, in quarti di finale, quante, 3 volte, 3-4 volte che raggiunge e ha 4 punti di vantaggio. Il Napoli ha, da quando non ha più avuto Maradona, non ha mai più vinto una competizione. Sono 10 anni che cerca di vincere un qualcosa. Ha perso Napoli contro la Juve e giustamente spera, ma voglio dire, tra i due possiamo essere più ottimisti? Assolutamente sì. Ah, ecco. Poi il pallone rotondo, certamente perderemo, eccetera. Però voglio dire, tutta questa... Certamente perderemo. No, per dire. Condivido al 100%. Mi sembra che sia una... Io credo... Sulla carta, no. È così. Sulla carta non ci dovrebbe assolutamente essere partita. Stiamo parlando di una squadra. No. Cioè, partita. Sulla carta, fatemi parlare. Fatelo parlare, dai. Porca maiala, siate un po' sensibili. Cosa avete? Un bidone della mondizia a posto del cuore? Sono 10 anni che porta la sua... Tutto bene. La Juve non ha nulla da perdere. Fallo parlare, andate a mangiare patatine nella tribuna. Straordinaria, che è la Juve, che vale 650 milioni. Io sono andato a leggermi i guadagni dei giocatori della Juve, sono 164 milioni l'anno, a fronte... I Sord Runord, insomma. Ma quindi quanto guadagnano quelli dello Shakhtar? Così per ricordarvi che credo che guadagnano molto i soldi, 86, perché appunto spesso il discorso è chiaro che sulla carta, se noi andiamo a vedere le capacità esprimibili correlati a numeri, la partita, il campionato non ha storia. Io sono, perché sono entusiasta, perché mai mi sarei aspettato ad inizio di campionato una bravo 4 punti a 5 giornate. Quello che sta facendo il Napoli è straordinario. Con l'Inter e con la Roma. Contro il strapotere del Nord. Sulla carta leggermente più facile. Però il calcio è bello, è straordinario. Certo. È straordinario perché anche la piccola può vincere. È una squadra probabilmente che non è straordinaria. L'Atalanta, il Sassuolo, il Crotone. Però la spalla. La spalla, però noi ci stiamo allenando sulle rovesciate. Le rovesciate, tipo la tua di adesso, sono state la chiave. Ma anche i portieri della Juve si stanno allenando per parlare delle rovesciate. Sì, vediamo, battuta, però, faccia di salame. Dire, guardando i campionati europei, pensare che ancora a 5 giornate alla fine siamo a 4 punti. In Inghilterra e in Francia già sono stati assegnati, in Germania il Bayern credo che abbia 15-20 punti assegnato anche, che capisci quello che stai dicendo, ha 8 punti sull'Atletico, 9 punti sull'Atletico, cioè, siamo orgogliosissimi di questo Napoli. Grazie. Cosa può succedere? Noi ci auguriamo che la classica densità difensiva della Juventus sia un po' allentata. Speriamo bene. Hanno come faceva Uruardo? Notevolissima, l'hanno dimostrato anche quando sono venuti a giocare a Napoli, riescono a contenere i 3 nanerottoli del Napoli, però noi abbiamo Sarri. Abbiamo Sarri che oh, a Napoli è un movimento, c'è il sarrismo. Però dovrà vincere per poter, c'è il sarrismo, ci sono migliaia di tifosi che gli dedicano poesie e gli dedicano addirittura canzoni. Si sarrificano, ma vaffanculo. Lo faccio per passione, come Maurizio Sarri, niente giacca e cravatta. Come Maurizio Sarri? Prima era un Como Granata, adesso è del Napoli. No, ma no, basta,
Aspetta, questa è pianificazione napoletana, signori. Pianificazione napoletana, segnazione. Guarda. La redazione cristianesimo islamico. Scusa. Cosa hai detto? No, non te la faccio. No, questa è pianificazione artistica napoletana. Allora diciamola così. Guarda questo. Cosa hai detto? Dobbiamo riconoscere che pianificazione napoletana è riuscito ad ottenere dei risultati con straordinari con la rosa che allora, guarda che hai detto tu! La Juventus ha Allegri. Sei allegro di questa cosa?